Abbiamo in collegamento telefonico uno dei protagonisti maschili del nuovo film di Enzo G. Castellari, Vittorio Cucci, che però in arte sarebbe... In arte Big C. Ryan, perché mia madre è inglese, quindi ecco, per non sentire storpiato sempre quando lavoro all'estero il nome, in Vittorio Cucci, allora ci prendiamo Big C. Ryan. Lo facciamo più semplice, ecco. Vittorio, hai avuto altre esperienze cinematografiche in passato? Sì, per fortuna sì, perché comunque credo che la miglior palestra per riuscire a stare decentemente e migliorarsi col tempo davanti a un video è quella di stare davanti al video. Io ho avuto la fortuna di lavorare moltissimi anni per la BBC, perché ecco, così ne approfitto per andare un po' nel mio passato. Io ho studiato a Londra, in Guildhall, una delle accademie più importanti comunque ad oggi, accademia che ha sfornato attori del calibro di Ian McKellen, Ian McGregor, Joseph Finn, Ralph Fiennes, Jude Law e chi più ne ha più ne metta. Ecco, quindi lavorando là si fa molta palestra anche per quanto è per esempio il lavoro radio e il lavoro dedito apposta per la telecamera. Quindi sì, ho lavorato là per la BBC, dove ho fatto più che altro, ho lavorato su play storiche, ho fatto alcune play per che andavano poi a filmare video delle opere di Shakespeare, ho fatto all'Enrico V, Carlo III, ho fatto Amleto, La Tempesta, e poi ho fatto alcune play che riguardavano invece il periodo storico nostro, italiano, quello romano. Ho avuto la fortuna di lavorare a Sperone, di lavorare su alcuni artisti poi rinascimentali, Paolo degli Uccelli e Donatello. Questo sì. E poi una piccola, così, un cameo piccolo su Ozpedek, Un giorno perfetto. Vittorio, come hai saputo di questo nuovo film di Enzo G. Castellari? È stata un po' una storia abbastanza tempestosa, perché praticamente io stavo andando, circa un anno e mezzo fa ormai, quasi due, io stavo andando a firmare un contratto, a chiudere un contratto per un musical che sarebbe doveva essere fatto in Italia, ad una produzione molto importante, e dovevo firmare come coprotagonista. Quindi niente, andai là in ufficio e per fortuna la produzione era in ritardo, perché era una giornata pessima, pioveva a dirotto, quindi insomma il traffico eccetera, mi ha dato questa chance di 10 minuti, praticamente mi è stato aperto il portone e di rimpetto all'ufficio della produzione del musical c'era questa produzione, un signore gentilissimo, di cui posso anche fare il nome, tale Maurizio Mattei, una persona carinissima, che mi invitò a entrare nell'ufficio nell'attesa, ecco. Io girandomi vidi che c'era un cartellone, quelli che si usano solitamente per le produzioni cinematografiche, dove vengono esposte le foto, solitamente con sotto il nome dei personaggi cui si vorrebbe, no? Associare queste persone. E niente, notavo che mancava un'immagine, quindi chiedendo a questo signore che riguarda, scusi, vedo che state preparando un film, mi disse sì, stiamo facendo questo film, un'operazione all'estero, cerchiamo madrelingua inglese, quindi insomma io mi sentii chiamato in causa, gridai alla fortuna e io le lascio il mio materiale, potesse servire, cioè guarda è difficile perché è un protagonista, però tu lascia, poi faremo il conto col regista. Questo praticamente ebbe una sorta di stand by di 4-5 mesi e poi tornai per chiudere a questo punto il contratto per il musical, e fortuna volle che in quella settimana ebbi l'occasione di fare l'incontro col regista, che rimase estasiato, e poi insomma la fortuna di conoscere anche la che non obiettare nulla a quel punto al mio inserimento all'interno del film. E poi dopo fu una storia rocambolesca, perché invece incontrai il problema opposto, cioè che stavo a questo punto pendente un contratto per il musical che quindi non mi avrebbe permesso di fare il film, e allo stesso tempo insomma avevo da chiudere questo contratto per il film. Fortuna ha voluto insomma che sono riuscito a giostrarmi fra le due cose, a far l'uno e l'altro con grande soddisfazione mia, perché poi come artista uno vorrebbe sempre fare il maggior numero di cose possibili, spesso purtroppo non è possibile, in questo caso lo è stato, ecco. Conoscevi il regista? Sì, per fama sì, e tra l'altro all'inizio, non so se questo è stato detto, non doveva essere,
ma era un altro regista, un giovane regista molto bravo, solo che poi ha avuto degli impegni in Germania di lavoro e quindi ecco, la regia è passata a Enzo. Quando è passata a Enzo per me è stato un colpo, nel senso che Claudio, ti do del tu sai benissimo quanto sia difficile riuscire a prendere delle parti, comunque a assicurarsi un posto nelle produzioni cinematografiche. Già è molto sottile la linea fra l'esserci e non l'esserci, figurati tu quando poi è cambiato il regista. Io ho chiamato, era il 15 di gennaio, lo ricordo benissimo perché mi prese uno scompenso, perché venne chiamato la produzione che mi disse al tempo: guarda Dick, abbiamo un problema, è cambiato il regista, quindi ovviamente vorrebbe vedere i nuovi attori, insomma. E niente, andammo là, facemmo questo incontro molto informale. E beh, io già ero emozionato all'idea di poter lavorare eventualmente con Enzo, poi quel primo incontro, amore a prima vista, quindi insomma meglio di così non poteva andare. Io di Enzo sì, avevo visto i film in passato perché comunque voglio dire, è un nome che è altisonante, quindi ecco, lo conoscevo, sì, certo, non di persona, però a livello cinematografico sì, avevo visto i suoi film. Il film passa per essere un'opera molto forte, sia per le scene d'azione che per le scene di sesso. Sì, io credo, guarda, molto forte in generale, perché ti dico, avendo visto così alcuni spezzoni del girato, devo dirti che è una giusta commistura appunto di tensione e di relax, quello che si vede solitamente nei film. Per fortuna in questo film, devo dire la verità, dove ha un'azione concitata di azione, si immaginerebbe un momento di relax, segue sempre un momento altrettanto interessante, ecco, che sia un momento di sesso, che sia un momento di intimità, che sia un momento di giocosità. Per esempio, spesso ad alcune azioni così di inseguimento o di conflitto seguono spesso delle immagini folcloristiche, ci sono delle immagini tipiche, diciamo, del luogo del Venezuela, queste macumbe, questi rituali, i loro voodoo, ci sono combattimenti illeciti, ecco, devo dire la verità, è stato molto bravo, e poi mi ci metto anch'io perché ho avuto la fortuna di aiutarlo nella stesura del testo, nella sceneggiatura finale. C'è una giusta alternanza, ecco, di tensione e di relax, però senza mai perdere l'attenzione del pubblico, ecco, questo sì. Mi vuoi descrivere il tuo personaggio nel film? Sì, volentieri. Allora, il personaggio è un ragazzo di buona famiglia, anzi direi di ottima famiglia, che a inizio film, ecco, mostra così dei dubbi etici sul lavoro del padre, dubbi etici che vengono aggravati quando poi viene a scoprire che buona parte delle azioni terroristiche di paesi più poveri, quindi ecco, legati purtroppo a queste rivolte interne, sono causa del padre, perché il padre si viene a scoprire che è un commerciante di armi, e quindi ecco, il figlio pressato insomma da queste esigenze morali ha un primo scontro con il padre, in cui ovviamente espone al padre questo suo bisogno di dire: ok padre, io ti ringrazio per tutto quello, perché il padre in questo dialogo praticamente adduce il motivo, giustamente un motivo più tautologico, cioè dicendo: ok, va bene, io faccio questo, a te non sta bene, ma tu non hai idea di quello cui io sono dovuto andare incontro per farti essere quello che sei tu o tua sorella oggi. Quindi cioè, non venirmi a fare la morale. Il figlio giustamente dice: io capisco le tue ragioni, le tue difficoltà, però ancora per me quello che tu hai fatto e fai a oggi è unbearable, non è sopportabile. E quindi praticamente c'è questo grande scontro col padre che distacca un po' i due e soprattutto il figlio da questo modo di vedere del padre. E poi c'è un'altra scena che nel film può sembrare così una scena marginale, ma che non lo è. Praticamente è una delusione così in ambito di amicizia, un'amicizia molto particolare, nel senso che questo Roy si chiama il personaggio, conosce una ragazza di cui si potrebbe innamorare, ecco, e la approccia così come farebbe questo Roy, cioè con un fare un po' divertente, no? Divertito, con questo approccio anche volendo
semplice, nel senso dà per scontato magari una condivisione che ancora non c'è con questa ragazza. Questa ragazza fraintende le gestualità di questi tre, perché poi la scena sono presenti anche Eleanor Albrecht, che fa nel film Linda, la sorella di Roy, e l'altro personaggio, Maximiliano Bruno Hernandez, che fa un comprimario, insomma, José. E niente, in questa scena questi tre, ovviamente trasportati dalla forte componente che hanno loro di amicizia, insomma, trasportati da questo loro naturale viversi tutto profondamente, la trascinano in questo gioco che poi diventa erotico, diventa cavalca sempre una sottilissima linea di confine tra poesia e erotismo, insomma. Ovviamente questa ragazza, sorpresa da questo primo incontro un po' troppo informale, diciamo, prende male le cose e dice delle frasi a Roy che lo feriscono molto. Ecco, questo è il secondo punto che porta poi Roy a prendere una decisione netta di distaccarsi da tutta questa faciloneria, da questo mondo che aveva visto sino ad allora. E quindi praticamente decidono di mettersi contro a quelle persone, il padre come tutti gli altri colleghi, che hanno alimentato e alimentano queste guerre, insomma, di stupide. E soprattutto c'è una frase che io avevo scritto da copione, che credo sia rimasta, ora non so le ultime visioni, però che giustamente rendono anche i bambini degli omicidi, cioè laddove purtroppo anche un bambino, quindi con tutta la sua incapacità di ragionare e di ponderare le decisioni, è in grado di uccidere un'altra persona, ecco, allora non va più bene. Cioè, nel senso, c'è uno squilibrio a quello che dovrebbe essere una giusta reazione, una reazione che può diventare invece impulsiva e immediata. Questo. E molto spesso durante la lavorazione dei film si ricordano degli aneddoti simpatici. Sì. Me ne puoi dire, guardi, qualcuno? Guardi, ce ne sono veramente moltissime, perché poi una delle fortune di questo film è stato quello di lavorare con una troupe e con degli attori non molto famosi. Perché dico una delle fortune? Perché spesso lavorando così con più con l'entusiasmo e l'emozione di farlo, che non magari per il cachet, o un film insieme a tanti altri, viene fuori poi un'unione di gruppo che non ha precedenti. Infatti credo che questo film, certo, i protagonisti sono sempre in scena, quindi buona parte del merito, e mi ci metto dentro anche io, va a noi. Però devo dire la verità, il merito è un merito in questo caso globale, proprio del gruppo per il film, perché comunque con Enzo si era creata un'atmosfera molto particolare, poi in film così all'estero si sta insieme 24 ore su 24. Aneddoti simpatici, a parte che possiamo raccontare il fatto che al mio secondo giorno di Venezuela sono stato rapinato con una pistola alla testa, vera. Però uscivamo così da cena verso le 10:30 e sono stato invitato gentilmente da un ragazzetto malapena sedicenne a proporre la mia borsa. Ora, il fatto bello è che io allora non parlavo una parola di spagnolo, e quindi io non capivo che cosa mi dicevano, e siccome eravamo in 5 o 6, tutti a dirmi: no, ma dai la borsa. Io giustamente reagisco dicendo: dategliela voi, scusate, non capisco, perché ancora non avevo visto la pistola. Ecco, questo è uno piccolo. Per andare invece su quelli più simpatici, verso, insomma, Margherita è fatta con un centro commerciale enorme, e il bello di questo centro commerciale è che mettono a disposizione dei più anziani delle specie di motorette elettriche per poter andare all'interno del centro commerciale stesso. E niente, quindi noi con l'aiuto regia, assistente regia, con Andrea Girolami, Michele Scarpato, ormai era diventato usanza comune il giorno libero di passare almeno 2 o 3 ore a competerci tra i meandri del centro commerciale il grande premio che era un Chupa Chups. E allora ci vedevi sfrecciare all'interno del centro commerciale con queste motorette elettriche che prima di noi, devo dire, nessuno prendeva. Dal giorno in cui abbiamo iniziato noi a fare queste corse, tutti con le motorette, allora non si trovavano più, dovevamo prenotarle prima. Ecco, questo, due immagini simpatiche, ecco. Vittorio, 3 motivi per convincere i nostri telespettatori a vedere il film.
tre motivi. Uno, che quando Enzo mette mano a un progetto diventa oro entusiasmante. Due, perché vedrete delle scene inedite per i film di Enzo, e non voglio dire altro. E tre, last but not least, perché se è vero che il Venezuela ha per 8 anni dato al mondo Miss Universo, è vero che l'Italia ci ha messo 2 dei ragazzi più belli che ci sono in Italia. No, scherzi a parte, perché è un film che vale la pena di vedere, che alterna sapientemente scena di tensione a scene molto interessanti, scene di intime così a scene più tese, insomma. Un'opera sicuramente, dopo molto che Enzo non metteva mano alla regia, che porta questa carica, questa voglia di voler esprimere qualcosa di importante, questo sì. Ringraziamo quindi Vittorio per aver partecipato a questa puntata di Cine News 24 dedicata al film di Enzo G. Castellari. No, guarda, io volevo ringraziare te, Claudio, così personalmente, e il programma Cine News 24 che hai detto tu adesso, perché fa sempre molto piacere, ecco, quando ricordare i bei momenti, e soprattutto se si può fare in compagnia. Io lo sto facendo con te e con i vostri spettatori, ecco, quindi la cosa è doppiamente gradita. Quindi un grazie speciale, veramente.